Sindaco Giampaolo Gobbo, innanzitutto un suo commento su questo incontro avuto oggi con il Ministro degli Interni. Ma certamente un incontro positivo, tutti ci si aspettava appunto una cosa molto importante, perché è evidente che la sicurezza oramai non è né di destra né di sinistra, e abbiamo visto effettivamente che le proposte e del Ministro e le proposte del coordinamento dei sindaci hanno portato a delle cose molto molto importanti. Senta, Treviso probabilmente è una delle città meglio gestite nel nostro paese e più sicure. In ogni caso, il provvedimento dell'arresto per chi in qualche modo si rende colpevole di reati per cui spesso poi vengono immediatamente rilasciati, e il provvedimento contro la contraffazione sono due misure che in qualche modo la rassicurano sul modo con cui il Ministero sta accogliendo le vostre istanze. Sì, beh, certamente. Comunque diciamo che noi siamo stati i primi, ricordo il primo mandato del sindaco Gentilini, ora pro sindaco, proprio su questa situazione, e vediamo che effettivamente, non dico di essere un'isola felice, ma comunque molto meno problemi li abbiamo. Quello della carcerazione è certamente anche questo un modo tale per poter, diciamo, non risolvere immediatamente, ma quantomeno per creare quelle situazioni tali da avere meno impatto da parte di delinquenza comune. Questo è fondamentale. Ultima domanda, sindaco, sull'aggravante per la clandestinità. Qualche magistrato ha già manifestato il proprio pensiero dicendo che quella parte del provvedimento voluto dal ministro Maroni potrebbe essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale per una palese illegittimità. Lei che ne pensa? No, ci sono già stati in Europa, e non solo in Europa, anche dentro lo Stato italiano c'è lo Stato Vaticano, per cui io credo che non sia questo un problema. Il problema è evidente di verificare poi quali sono le situazioni, ma comunque questo deve essere fatto, perché la situazione che ha questo Stato oggi come oggi è veramente aberrante.